Dal rinnovato impianto sportivo di Sant'Angelo di Brolo, amici di Wii Sport, un cordiale saluto e bentrovati con la finale della categoria 2008 della quinta edizione della Sicily Football Cup Derby tutto siciliano tra Calcio Sicilia e Messina. Calcio Sicilia di Mister Vitale, che in semifinale si è sbarazzato della Segato. Il Messina di Mister Parisi invece ha eliminato il CUS Palermo. Le immagini a cura di Francesco Morabito per il film del primo tempo, prima azione offensiva di marca Calcio Sicilia al quarto, grazie al pallone recuperato da Caruso, che poi col tacco serve Devola, il mancino che va oltre l'incrocio dei pali. Minuto 7, il Messina con Madia, lo scarico a destra dove Alessi gode di tanta libertà in area di rigore, prova a mettere in mezzo, il direttore di gara segnala un fallo con la mano di un calciatore bianco scudato, questo il nostro rallenti, rimane più di qualche dubbio, ma è il momento anche di andare negli spogliatoi perché l'arbitro fischia due volte. Prima il Messina con Rina ci prova, ma l'estremo difensore Picciuga riesce a parare. Il risultato di 0-0 tra Calcio Sicilia e Messina in questa finale della categoria 2008. Partiamo col film della ripresa, lancio di Caruso per Zizzo che resiste alla carica, attenzione perché viene toccato da dietro da Titoli, cade giù e calcio di rigore. Calcio Sicilia che ha la grande occasione di sbloccare il risultato. Zizzo contro Foresta, la rincorsa di Zizzo, il pallone che finisce all'angolino, Foresta può solo intuire, si sblocca il risultato a Sant'Angelo di Brolo. Vincenzo Zizzo fa 1-0 contro il Messina, momento propizio per i palermitani che chiudono la partita al 35esimo. Grimaldi fa correre Zizzo che prova a toccare il pallone con lo scavetto, saltato Foresta, Leone non spazza incredibilmente, Zizzo lo ringrazia e fa 2-0 la doppietta dell'attaccante del Calcio Sicilia, che potrebbe anche trovare il tris. Stavolta però è bravo l'estremo difensore Foresta, con Zizzo che arriva dalla sinistra, chiuso lo specchio dell'estremo difensore messinese. Al 37esimo il Messina non si arrende, Gumina passa in mezzo a due avversari, ancora Gumina resiste alle cariche, cade in area di rigore, ma il direttore di gara non fischia nulla stavolta, si prosegue. Al 40esimo Caruso ruba il pallone in area di rigore, cerca la giocata, finta e controfinta, ancora a mettere giù il difensore del Messina a cercare un destro che però finisce ampiamente fuori. Al 43esimo Iannello cerca di duettare con Gumina, si chiude il triangolo tra i calciatori peloritani, Iannello dalla sinistra mette il pallone in mezzo, Randisi riesce soltanto a toccarla e a metterla fuori. È finale allora, Sant'Angelo di Brolo festeggia il Calcio Sicilia che vince per 2-0 contro il Messina nella categoria 2008. È tutto amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.